Partiamo da una constatazione: l'MVP di questo campionato ha 18 anni, vogliamo partire da lui? Innanzitutto, senza dubbio, è un talento che ha il coraggio di giocare e chi ha la testa a posto giusta. Adesso l'importante però è che rimane piedi per terra, perché ne ho visti tanti che partono così e dopo fanno una brutta fine. Il mio dovere e il lavoro adesso sarebbe di farlo lavorare ancora di più. A proposito di partenze, i suoi primi 3 scudetti con anche le coppe europee eccetera erano partiti con dei presupposti un po' diversi, era una squadra costruita per vincere, quest'anno non molti se l'aspettavano. Il vostro collega lo sa, la domanda la potete fare a lui, mi chiede ogni anno se il ciclo di Trento è finito. Sono 7 anni che mi chiede la stessa cosa. E sono 7 anni che la risposta ovviamente... L'ho disegnato anche quest'anno nella TV locale quando ho fatto un'intervista all'inizio anno, perché mi hanno chiesto di fare un disegno, pensavo in una C, ma non era una C, ho detto che questo è il cerchio che non è ancora chiuso. Farà un ottavo disegno? Dipende dalla società, per adesso sono in scadenza. Grazie. Vado un commento veloce anche sulla partita, so che diventa irrilevante, però quanto è contato aver vinto quel primo set ai vantaggi? Di sicuro conta tanto, ma il secondo ancora di più, perché vinto il secondo set si vedeva come la nostra squadra già volava, era difficile che succedesse qualcosa, loro hanno provato giustamente fino alla fine, però noi eravamo troppo, vedevamo già la fine, no, dello scudetto, e quindi dopo il secondo set era diverso. Una dedica? Una dedica, ma adesso rischio di mancare qualcuno, ma questa volta veramente di cuore vorrei ringraziare a tante persone a Trento, fuori società, non solo quelli della società, non solo i giocatori soliti, il presidente ovviamente, però tanta gente fuori società che hanno dato una grossa mano e che veramente hanno sofferto assieme a noi e pensano di noi, della nostra squadra, come la squadra di cuore. A questa gente vorrei dedicare lo scudetto. È la tua vittoria più bella? L'ultima è sempre più bella e quella più importante è quella prossima.